Uno slogan che abbiamo lanciato è quello: se recicli ci guadagni. Istituiremo 8 isole ecologiche, ne avremo una per ogni circoscrizione, avremo la possibilità di fornire un microchip ad ogni cittadino, ad ogni famiglia, affinché possa essere conferita nell'isola ecologica il vetro, l'alluminio, la carta e qualsiasi altro materiale di riciclo. La mobilità urbana: dobbiamo gradualmente abolire tutte le zone blu. Questo è un impegno che noi stiamo prendendo. Le zone blu, per mantenerle abbiamo maggiori costi rispetto agli introiti. Allora dobbiamo rendere la vita al cittadino più semplice. Allora istituiremo le zone a disco orario per i residenti. Non servirà più andare al comune, prendere il pass, dare il documento, mandare il libretto e l'altro. Basterà appoggiare sul cruscotto la fotocopia del libretto, in cui si evincerà tranquillamente che quello è il residente nella circoscrizione e avrà diritto a posteggiare lì senza discolare. Il bus del mare, un bel progetto che abbiamo voluto studiare con chi ha redatto il programma insieme a noi, e voglio ringraziare tutti quelli che hanno partecipato alla costruzione di questo programma. Hanno lavorato, e scusatemi se non ho fatto. Palermo è una città che si affaccia sul mare, ogni quartiere che si affaccia sul mare di Palermo insiste all'interno di questo quartiere un porticciolo o turistico, o un porto che è peschereccio, o un molo. E allora abbiamo adottato l'idea di fare questo bus del mare attraverso l'istituzione di un vaporetto. Abbiamo anche società private che possono accollarsi questo costo. E collegheremo, pensate voi, Sferracavallo, attraverso poi le linee che si potranno mettere su Mondello, a Daura, Vergine Maria, Acqua Santa, fino al Porto Centrale, passando per la Ranella, arrivando fino a Sant'Erasmo e poi ad Acqua dei Corsari. La tangenziale esterna, progetto già approvato e finanziato dalla Regione, riteniamo un progetto fondamentale per la viabilità. Noi abbiamo definito la circonvallazione il muro di Berlino di Palermo. È come se la città fosse divisa in zona A e zona B. Il progetto è già approvato, ne abbiamo parlato col governo regionale, hanno già stanziato 10 milioni di euro per il progetto, ce ne saranno 220 milioni per completare il progetto, e già si sono trovati i fondi regionali per coprire il 60% di quest'opera. E abbiamo trovato altre zone, altre aree dove poter far insistere i parcheggi. Una su tutte, la depressione che c'è di fronte alla stazione centrale, che diventerà il parcheggio più importante del centro storico. Accanto ai due palazzi, il palazzo monumentale comunale, lato sinistro, c'è una depressione. Là è già previsto la possibilità di fare un parcheggio. Troveremo i privati, potremo costruire un multipiano di almeno 5-6 piani che potrà dare almeno 400 posti auto soltanto per la zona della stazione.